Buonasera a tutti quanti ragazzi, Buonasera aspettate che... Ragazzi. Aspettate che... Eccoci qua. Buonasera. Allora ragazzi, questa è una live speciale perché abbiamo qui un grande ospite che mi fa molto piacere eh, poter intervistare in questa diretta, un attore che sicuramente in tanti conoscerete, che ha... Uh, esordito al cinema nel 1995 con Pugili di Lino Capolicchio è seguito una carriera sfolgorante che si è alternata tra eh, film italiani ma anche film internazionali. Eh, lo avete visto in L'ultimo bacio, l'avete visto eh, in Da 0-10, in tantissimi film come anche eh, Suburra oppure Il Traditore a ma anche in film internazionali come ad esempio eh, Una notte al museo, eh, Miracola Sant'Anna. Eh, oppure ancora eh, film come World War Z e tanti altri. Quindi diamo il benvenuto al grandissimo Pierfrancesco Favino. Ciao, Ciao. eccoci qua. Ciao. Buonasera, Beh, eri qui in attesa, benvenuto. ma grazie a te per, per insomma, aver accettato. Quindi grazie veramente di essere qui. Insomma, stasera parleremo di un po' di cose, tra cui anche... Uh, un film che sta per uscire che uscirà il 9 marzo quindi giovedì prossimo che è un film di Andrea di Stefano che si chiama L'ultima notte di amore quindi parleremo un po' di questo parleremo anche di altre cose quindi benvenuto adesso faremo una chiacchierata molto rilassata io uh, diciamo che quando faccio le, le volte che mi capitano queste chiacchierate mi era capitato anche di parlare con uh, Uh, Salvatore Esposito, però non in live quella volta era stata registrata, uh, diventano delle chiacchierate molto distese. Quindi ci lasciamo un sì, po' andare sì, se sì, per te va bene. Sono, sono ben contento finalmente di poter parlare <ride> con tranquillità senza le pressioni di altro tipo. Molto eh, beh, di meno male, meno male. Quindi ci facciamo un'oretta piena di chiacchierata. Come stai innanzitutto? Non so quanto te lo chiedano. <ride> Oh, bene, bene, sto bene. Sono, sono molto casato per l'uscita di questo film perché mm -hmm. secondo me è un film molto figo. Non lo dico di tutti i film che faccio. Ah, cioè, okay. mi si legge sì. no, mi si legge abbastanza in faccia quando ci credo o meno. <ride> e... Ok. <ride> che è un problema perché uno dovrebbe essere sempre. In... E però questo è proprio figo, per cui sono molto felice di poterne parlare. Okay. È, 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 sono i film che mi piace vedere anche, per cui starci, stare dentro a un film che mi piace vedere è una cosa molto, molto, molto bella. Questa è una cosa fantastica. Allora, io il film l'ho potuto vedere in anteprima, quindi ma ho, infatti, non, ho sono, non ne devo parlare io, <ride> devo <parlare> <ride> no? Però, però... Lost, per, per l'host è sempre buono. Il video beh, allora ehm, diciamo che io sono andato a vedere questo film che si chiama per appunto ripeto L'ultima notte di amore di Andrea Di Stefano che è un regista al suo terzo film che aveva già diretto Escobar Paradise Lost con uh, Benicio del Toro e Josh Hutcherson ma anche eh, aveva anche diretto The Informer con uh, un cast internazionale con attori come Joel Kinnaman Rosamund Pike e tanti altri e adesso è, è, diciamo si è buttato su un film tutto italiano anche eh, nel cast di grandi nomi, ma ci sono anche parecchi attori eh, cinesi e questa è una cosa secondo me importantissima perché nel cinema italiano, secondo me, mh, ci sono pochi attori cinesi o comunque asiatici e in questo film ci sono dei grandi talenti. Quindi è, una, è un film molto eterogeneo, mi piace tantissimo. E ti racconto questa cosa. Allora, io quando ho saputo che ti, avremmo fatto questa chiacchierata, e che sarei andato a vedere il film, mi sono detto, lo voglio vedere proprio a cuore aperto, voglio che mi arrivi dritto al cervello, non ho visto i poster, non ho guardato minimamente trailer, sono andato a vederlo al buio, pensando, chiamandosi L'ultima Notte di Amore, che fosse una sorta, o una commedia romantica, o un sì. dramma a sfondo romantico, dalla prima inquadratura ho pensato, è un po' strano come inizio mm. per un film, cioè perché adesso non voglio fare spoiler, oh. però io vi dico che il film mette subito in chiaro che tipo di pellicola sia nei primi due minuti. Io adattato... questa si può dire secondo me. Dici? Si può, lo possiamo sì. dire? secondo intenzione... me sì... Il, il film okay. inizia con un'inquadratura un in elicottero e non in drone, perché okay. il film è tutto in pellicola... È tutto Questo è importante altro, in no? pellicola, ormai non è che sono tanti quelli che eh. figurano nel cinema italiano, poi non sono tanti a girare in pellicola. E, e questa inquadratura in elicottero su Milano dall'alto, che dura... Parecchio, eh sì. sui titoli di testa che ti come, come dici te, ti mette subito come dire nel, nel, <ride> ti fa subito capire che, che non è esattamente quella commedia romantica che ti aspettavi oppure no. quel porno sofisticato che, che, <ride> <ride> che, che, insomma, che, che poteva immaginarsi oppure la dichiarazione di uno che non ce la fa più ecco. per cui <ride> <ride> per cui non è, è quell'ultima notte lì e amore è un cognome esatto il protagonista è Franco Amore e poi ci sono anche le musiche di Santi Pulvierenti che sono fantastiche. Cioè, le, le, le musiche. Sì, diciamo che eh, L'ultima notte di amore è qualcosa che nel cinema italiano negli ultimi anni si è cercato di riprendere, ma che mancava da un po': che è il cinema di genere. È proprio un film di genere molto particolare. Un poliziesco. Si può dire con tinte noir, sei d'accordo? Con questo totalmente con i francesi lo chiamerebbero un polar Andrea ah. di stefano mi ha dato una, una definizione una definizione mi piace un sacco che è uno spaghetti noir bello che è molto bello <ride> e, e sono assolutamente d'accordo sì è esattamente un noir un thriller insomma è uno di quei film che se vi piace stare sulla poltrona eh, senza sapere che cosa accadrà dopo e partecipare a delle vicende degli, dei personaggi che ci sono all'interno Stando un po' sulle spine, con una grandissima attenzione, ecco se vi piace quel tipo di cinema là. Questo è il film per voi. Un film che, peraltro, è molto destrutturato anche nel modo di, di narrare. Mi è piaciuto molto. Adesso non entro nel merito perché voglio che il pubblico lo scopra. Così, come diciamo, con l'uso del tempo Paolo. sì, esatto. L'uso del tempo è molto dilatato molto particolare. Tra l'altro, c'è Mauro Fusco in chat che dice: Prima o poi vince l'Oscar in un modo o nell'altro. Di questo parleremo. Mauro, dopo. Porto... se dovesse succedere, ti porto con me. Guarda, non, di non dire queste cose esatto. che poi ci credo, eh? Eh, no? No, per carità, cioè, Mauro, <ride> lascia i tuoi recapiti perché nel caso <ride> poi ci crede, <ride> ci crede, no, Mauro. Fusco la vedo Fusco. complicata, Mauro. La vedo complicata, ah, vediamo, sai, le, magari le, ce lo vediamo insieme. Da qualche le vie tempo. del cinema sono infinite, eh, questo quindi, è <ride> Allora, eh, il tuo personaggio in questo film si chiama per appunto Franco Amore, e è caratterizzato da qualcosa che. In molti film di questo tipo vediamo poco, no? Quindi nei film noir ambientati nell'ambito della polizia, si vede sempre molto la corruzione, si vede sempre un lato marcio della, de, delle istituzioni e della società. Franco amore, invece, come si dice, nomina, suntomina. I nomi sono presagi, è un uomo integro. Tutto d'un pezzo. Tu come, eh, come l'hai? È uno che ci prova. È uno che, è prova. Uno che ci prova, in realtà in realtà è uno che ha qualche zona grigia perché comunque certo. qualche cosetta la fa cioè, come, dire, come tutti quanti noi se ci dobbiamo definire con gli altri diciamo Ma no, no, io sono una persona onesta poi magari omettiamo a noi stessi anche quelle che possono essere delle piccole magagne o delle bugie che noi consideriamo bianche mm. lui comunque è uno che per arrotondare oh, fa così. delle cose che, che sì, fa delle cose che comunque effettivamente non, non, non sono come dire scavallano mai eh, in una maniera eccessiva però ha sicuramente l'anomea di essere un uomo che tiene alla sua onestà alla sua dire, pulizia è uno a cui non piace prendere le multe per non andarsi a farsele farse le levare è uno che segue le regole e di questo fa anche un punto di vanto è il suo vanto maggiore, questo si può dire perché comunque anche nella sinossi che si legge in vari siti, anche nei cinema, sui cartelloni lui in 35 anni di servizio non ha mai sparato un colpo, che è una cosa per, per, per un poliziotto che comunque, magari anche in situazioni abbastanza critiche, è molto particolare. Quindi io ti faccio anche questa domanda: um, immagino sì. che ti arriveranno tantissimi copioni? Ormai comunque sei un attore molto affermato, quindi col passare del tempo avrai iniziato a ricevere tanti Beh, copioni. Me ne arrivano abbastanza, meno di quanti immaginate, mm. nel senso che, che dire, me ne arrivano tanti senza dubbio. Immagino. Insomma, mi possono arrivare due o tre copioni al mese. Non eh però, 20 no, no ok, però comunque non sono pochi. Voglio dire. Sei, comunque... sono, sono, sì. No, no, no. Ma che scherzi, figurati se mi lamento. Ma no, mai? No, anche no. perché io penso che una volta che si è arrivati al livello a cui sei tu, è anche difficile che ti arrivino vagonate di copioni. Perché comunque penso che ci sia anche una sorta di eh, autodiscrezione nelle produzioni che sanno che devono portare no guarda, delle, no. Delle... no? Quello non è perché io ho anche una piccola produzione, okay. e, sì, sì. E, leggo, e, e leggo tutto. Mm. Quindi mi capita di leggere anche la, la sceneggiatura del ragazzo ah. che ci prova e che con ambizione dice: Guarda, ho pensato anche magari al piccolo ruolo per te, io la leggo, non Hai sai capito, mai. In, dove chat. Viene, in chat se c'è qualcuno che, <ride> che ci crede, magari, no, però, però non, sai, non sai mai da dove ti viene la, la storia interessante, certo. no? o, o, o non sai mai magari il, 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 il giovane cineasta, o anche il, il, il cineasta più grande che magari non è ancora riuscito a fare il suo film e magari ha una storia pazzesca che magari poteva non essere adatta dieci anni prima e poi improvvisamente è attuale certo. per cui io sono, di solito leggo tutto quello che mi arriva, mm. non sono non ho la prudere di dire ah no questo non è per me perché io so Pierfrancesco Favino ma che me frega, no no è una cosa fantastica, eh, insomma, eh? non è da tutti no, ma, cosa... ma non è vero, c'è un sacco di, di, di... Se... Cioè, ti potrei dire un sacco di miei colleghi che fanno la stessa cosa, che magari partecipano a opere prime per fare esordire dei, 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 appunto, degli esordienti, che trovano delle cose interessanti in piccole, in, in piccole operazioni. È anche vero che magari molto spesso ti capita la brutta sceneggiatura con Beh, certo. magari, magari il regista un po' presuntuoso. Eh, C'è cioè di, cioè di tutto, però io questo cioè, sì. te lo chiedo. Perché, eh... perché hai scelto questo eh, scel esatto, mi sono chiesto poi la domanda è molto specifica qual è stato che tu leggendo la sceneggiatura hai avuto quel click che ti ha fatto dire bene, Franco Amore, devo essere io posso essere un po' così prosaico perché certo. non avevo voglia di andare a far pipì <ride> no, questo cioè, adesso me la o... spieghi, sono curioso no, nel senso che quando tu è come quando vedi un film, no? sai quando ti rode certo. che te scappa sì. oppure che c'hai fame e non vuoi mangiare in quel momento? No? Sì. Quando, quando c'hai il libro sul comodino, per cui dici no vabbè, io torno a casa perché oddio devi capire. O la serie che ti ha preso e dici oh dai, che devo tornare a casa. senza scherzi mi è capitato con uh, il libro di Nostalgia, di cui magari eh, parliamo eh. dopo se. Sì. <ride> mi era capitato esatto. che. E avevo ma non di... sì, sì. Tu sai che sul comodino c'hai il letto, c'hai quel, quel, quel libro. E mentre stai là e dici, mi sto divertendo, forse mi annoio, no? È più forte quella cosa e dici, devo tornare a casa perché voglio che mica ha fatto. Ecco, io quando ho letto la sceneggiatura di Andrea, ho avuto nettamente questa sensazione. Cioè, volevo sapere che cosa succedeva a quest'uomo fino alla fine. E, e quindi ho detto, ma se noi riusciamo a fare il film così come è scritto, ma è una figata assoluta per cui immediatamente lo ha chiamato io conoscevo già Andrea, ci conoscevamo da tanti anni perché avevamo lavorato insieme come attori sì, sì, lui anche e avevo attore. seguito il suo percorso eh, avevo seguito il suo percorso Paradise Lost l'avevo visto a Los Angeles quando stavo lavorando lì eh, ho visto The Informer dopo e ci siamo incontrati per caso eh, in due occasioni poi Andrea è andato a vivere in Francia poi ci siamo incontrati per caso in due occasioni e poi lui mi ha chiamato dicendo voglio farti leggere una cosa io ho detto, dai, Emanna, mi ha mandato questa sceneggiatura e io l'ho letta e ho, ho subito pensato, attenzione, qua c'è roba, qua c'è roba seria. E in più, io so, insomma, penso anche che bisogna dare al, al nostro pubblico delle alternative di storia. Certo. No? Cioè, io ho voglia di fare delle cose diverse. E quindi, quando il film è buono, dico: Bello, figo, possiamo finalmente fare il thriller alla Bong Joon Woo, e eh, alla che, Michael Mann. Che è un po' questo, È fatto, fatto bene, capito? E, e poi vengo da film molto diversi, quindi giustamente le persone possono pure dire: eh, Oh, sì, mo' basta, però. Quindi, <ride> certo. quindi cerchi di dare cose diverse, no? Cerchi di dare cose diverse, personaggi diversi. E generi diversi, questo è del tutto un film di genere che rispetta meravigliosamente tutti gli appuntamenti del film di genere. E soprattutto, ti ripeto: film che non ti rendi conto quanto tempo hai passato a vederlo, no? E ti dirò di più, io... così come leggendolo, per cui molto semplice Quindi hai Ha quella sensazione portato. anche durante la lettura? Quindi io, e... la, letto, secondo me, l'ho letto in 5 minuti. Ha ah, proprio cioè, te, sei, ti sei immerso in sostanza. Così. Ti dico: lo Aspetta, 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 non mi. Non... Sai, quando arriva la telefonata e ti incazzi. Così. Eh, sì, ok. Io guarda, te l'ho detto offline, ma ti, ti, ti ridico questa cosa, così la sentono anche le persone che sono in chat. Io sono arrivato ai tre quarti, che volevo capire dove il film andasse a parare. Perché effettivamente è un film che si costruisce poco a poco, però non lo definirei un film lento. Cioè, è questo il fatto. È un film no, che comunque che ti tiene eh, con il fiato sospeso, anche perché ha un inizio per cui, secondo me, lo spettatore si chiede, va bene, d'accordo, c'è questa situazione, ma quando arriva quel, quel punto di svolta che uno si aspetta, e la cosa che mi ha colpito, è che è comunque un film che non, ha, non si svolge in troppe location, cioè la gran parte del film si svolge tutto in una location che per me è anche molto suggestiva, perché ha un che di sporco, ha un che di ruvido. Poi, io adoro i film che si ambientano di notte, quindi questo si chiama L'ultima notte di amore, per cui è tutta la notte prima di un certo avvenimento cruciale nella vita del protagonista e quindi voglio chiederti c'è stato un momento in particolare in cui tu proprio ti sei reso conto di aver fatto la scelta giusta e che volevi essere lì? Cioè hai pensato questo ruolo cavolo, meno male che l'ho accettato? C'è stato proprio un momento specifico nel film in cui sei stato particolarmente soddisfatto di essere lì? Guarda, io quando, quando dico sia un progetto divento il soldato di quel progetto. Hmm. Cioè, io nel momento in cui il regista mi dice questa è la storia per cui mi piacerebbe averti, e io dico di sì, da quel momento in poi devi passare sul mio cadavere per farmi tornare indietro. Perfetto. Cioè, e sono convinto dall'inizio, non solo sempre convinto, ma difendo a spada tratta chiunque possa trattare male quella cosa lì. Perché sono chiamato anche a questo? Sono, sai, essere l'attore centrale di un film significa anche creare le condizioni per cui tutti gli altri possano lavorare bene. Mm, ci sono dei un film dura parecchio, no? eh sì. mm, diciamo dalle, dalle 8, può durare dalle, in Italia dalle 6 alle 10, 11 settimane quando è un film di cavolo. Quindi vuol dire che tu per due mesi e mezzo convivi con una serie di persone e ci sta in tutti gli ambienti lavorativi che sono degli alti certo. e bassi di tensione, di energia, di entusiasmo. Quindi secondo me un attore protagonista ha anche il dovere di portarlo con quell'entusiasmo, di saper rendersi conto di che cosa, che cosa può aiutare a far funzionare meglio, certo. e quindi sempre in ascolto. Sei, sei una parte importante, però sei un paladino della scelta che hai fatto. Per cui io. Non c'è stato un momento in cui ho detto stiamo sbagliando, mai. No, no, no più no, che, più che quello stato... io ti chiedevo se c'è stato proprio una, un momento di picco, cioè io parlo proprio del il, il, um, un momento in particolare Guarda, mentre visto, giravi. Come hai visto, il film ha un equilibrio che si forma a metà con, tra, col film e a metà con lo spettatore. Vero. Cioè lo spettatore è parte integrante del film. Perché le intuizioni dello spettatore fanno andare avanti il film eh, senza che, che vengano suggerite particolarmente. Il, il fatto che tu hai detto è assolutamente quello che Andrea ha costruito. cioè Io voglio stare là perché voglio capire io che sto guardando, cioè io che gli farei fare adesso a lui. No? È un sì. po' il, il genere, ce l'ha questa cosa qua, diventa quasi interattivo, no? pur non essendolo. Sì. No, eh, no, non puoi spingere triangolino ma puoi, puoi, domandarti, video, esatto. no, puoi domandarti aspetta un attimo e quindi adesso dove si sta andando e se ci pensi non lo so io penso che alla fine le, la, la cosa l'espressione più bella che tu puoi creare a uno spettatore in qualsiasi film sia oddio e mo sì, che, che è <ride> eh, quello che, pensa, che ho pensato io a un certo po punto che, che, che... succede e ecco. ti dico che secondo me io riesco a farti capire dove è stato quel momento senza fare spoiler sul film. Per questo, secondo me, cioè per chi visto, se, tu hai visto il, se uno ha visto il film, in questo caso sei tu che l'hai vissuto più che visto. però ehm, se io ti dico qual è stato il momento, tu che conosci il film, lo capisci, c'è stato un momento in particolare che è quello di maggiore tensione del film, che è il ponte, è, è quello, cioè, capito, o basta la parola, ok. E se uno ha visto il film, lo, lo rivive al mo Cioè io, se ci penso, c'è cioè tutta una scena, mi ha messo un'attenzione e un'ansia, <ride> che secondo me non è, non, è, non è così semplice, perché comunque c'è anche da dire una cosa, no. gli spettatori ormai hanno visto un po' di tutto. Sì. È quello il grosso problema. E, e c'è sempre stata una grande diffidenza, soprattutto tra i giovani, per quanto riguarda il film italiano. Perché c'è questa sì. convinzione che noi italiani certe cose non le sappiamo fare. Invece tu... Hai dimostrato insieme ad Andrea e Stefano che siamo ancora molto forti sul genere se ci sono le idee giuste. Il tuo personaggio è stato interpretato con una grandissima eh, consapevolezza, però sei stato anche affiancato do, da, da insomma, eh, attori eh, molto, molto bravi, secondo me, come eh, Linda Caridi, eh, Antonio Gerardi. E Francesco Ghiacin. Di leva. Sì esatto Francesco Di Leva eh, Fifi Wang, Martin Francisco Montero Ba. insomma sono tantissimi Ma Sai io, no, io no, non, non penso che io so questa la rubo a De Niro, posso? Ah certo, Quando... ti ha ti concesso, <ride> ti <è> concesso. <ride> cioè, molto spesso si, si scrive anche ruba la scena allora io non penso che la scena sia una torta alla quale tu sfili un, un pezzo il film è uno e, e non penso neanche che la torta sia mia, Nel senso, la, la, la torta è la storia, la storia è dello spettatore. Io, se rubo la storia allo spettatore, vuol dire che, che, che sono con un piede fuori dal film. Per cui noi tutti insieme facciamo in modo che lo spettatore entri dentro quella storia. Se, sono, se te lo faccio fare di più, io se lo faccio fare un altro attore in quell'altro momento, a me mi sta benissimo, cioè, non è che, che ho bisogno di mettere la, 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 la bandierina sul film, come dire, è mio. E sono molto, ti dico molto francamente: secondo me, Linda, da uh, Linda Cariti, fa una interpretazione straordinaria, Bravissimo. in un ruolo femminile, tra l'altro, abbastanza inconsueto nel nostro cinema. E è una cosa interessante che è stato scritto da un uomo. No? Si sta parlando molto in questo momento della visione femminile. Secondo me, è uno dei personaggi più moderni dal punto di vista della femminilità sì. che sia stato concepito negli ultimi tempi. Perché però... inizio come stereotipo e poi all'improvviso rompe quegli schemi di stereotipo in una maniera, però, non, cioè è molto particolare. Lei la guarda e sì. dico voi due insieme sullo schermo siete stati estremamente convincenti, cioè in quel momento lì cadevano le figure degli attori e c'erano solo i personaggi e questo è un grande no, no, riempimento che mi da, sento di fare abbiamo, abbiamo lavorato tanto per questo abbiamo parlato tanto e poi abbiamo anche tentato di mettere in, in scena però la cosa, che riparto da quello che dicevi all'inizio no? ah, diciamoci le cose onestamente parlo anche di film che magari posso aver fatto io non, mh, si è creata una sfiducia nei confronti del, del cinema italiano a volte perché, e parlo di me Magari non, non siamo stati in grado di fare delle cose all'altezza di quelle che potevano essere le aspettative. Dall'altra parte, invece, si è, secondo me, ingenerata una, una, una faciloneria in questo senso. Cioè, si è talmente abituati a sentirsi dire, ah, vabbè, ma è una cosa italiana. Lo, lo possiamo dire di tante cose, eh? non solo del cinema. Sì, sì. la musica. Che ormai che è diventata un, un, un luogo comune, secondo me, abbastanza. Inutile, soprattutto in un momento in cui non mi sembra che, che altre cinematografie brillino per cose straordinarie, cioè ci sono dei film interessantissimi. Però rispetto a qualche anno fa, per esempio, secondo me, il cinema americano tira fuori meno cose di quanto non ne tirasse fuori prima. Assolutamente Ora, a, seconda, a seconda del cinema che ti piace, però, secondo me, per esempio, cinematografie tipo quella nord europea, tipo quella asiatica. Eh, certe cose che arrivano dal, magari più dall'Irlanda o, dalla, da, o da, eh, dai paesi medio orientali in questo momento sono più interessanti che non il cinema classico al quale siamo abituati. Poi c'è sempre il regista, che ne so, l'anno scorso, a me Licori Spizza, mi è piaciuto moltissimo. È gli... un film di della Porto Madonna. Sì, sì. Quest'anno c'è un piccolissimo film che si chiama After Sun, che se non l'avete visto vi consiglio. È super, e... video, se volete guardarlo in sì. quindi... e... chat. Una... Vi deve piacere quel tipo di film, però è, un... no, è il film di un esordiente. È di un gioiello, eh, esordiente. Quel È un piccolo oh. gioiellino, sì. secondo me, è importante. Così come voglio dire... Se pensiamo al film che probabilmente ha fatto più scalpore negli ultimi anni, è Parasite, cioè è un film comunque che non viene da quel mondo lì. Quindi, mh, ci sono secondo me dei nostri film che sono in grado, se fatti bene, se fatti con dovizia, eh. se fatti con attenzione, se pensati in un certo modo, se prodotti in un certo modo. Questo film è un film costoso per l'Italia. Sì. ed è un film prodotto da indiana da vision da universal da sky tutti quanti con una profusione di mezzi che sono tutti sullo schermo si vedono tassicciando eh, rischiando non c'è un effetto digitale eh. beh poi peraltro è tutto fatto, è tutto fatto con, con la ricetta di nonna e poi <ride> girato in pellicola <ride> il fatto che sia girato in pellicola secondo me è ancora più eh, sì. gli, gli dà un senso Dai, tradizionale ecco con le lenti con cui è stato girato Seven, si sì, vede con quella base, secondo nero. me ha ah, un po'. Guarda, sì. è un film che è molto contaminato e lo dico in senso positivo: perché la parola contaminazione sembra una cosa negativa. Ma quando si parla di cinema, no, è una cosa molto positiva. Ha delle contaminazioni alla Fincher. Tu, giustamente, eh, l'hai detto prima, ma l'hai detto anche offline: c'è tanto di Bong Juno. Eh, c'è tanto del cinema coreano in generale come. C'è Come... anche Michael Mann Sì, cioè, Mike cioè, ci sono delle scene che hanno un che di... Um, collaterale esatto, un po'. Però poi un film... C'è anche di Leo. C'è di Leo. C'è sì, anche sì. Tanto di Leo, c'è Bava. Cioè, sì. Ricorda molto i poliziotteschi, cosa... che sono i poliziotti dell'italiana. Sì. Po'. E poi secondo me la cosa più bella è che comunque, diciamoci la verità, noi siamo abituati a vedere all'interno di queste storie... Eh, il New York Police Department eh, l'attore eh, cioè, che, che senza dubbio ce la fa no? ora, sì, il, sì. secondo me il vantaggio dell'italianità in questo senso è che Favino può anche non farcela <ride> e questa cosa qua un pochino ti fa stare più sulle spine un'altra sì, roba, più... il film è, messa, è messato in Atmos, in Atmos che, che, che è una cosa molto rara per oh, il caspita. nostro cinema Quindi, per il nostro cinema sì, è, vero ascoltarlo in sala nelle sale che hanno questa cosa ha una capacità di immersione sonora e tu hai appunto parlavi prima della musica ma dell'attenzione al suono anche proprio alla, a un suono non per forza sempre naturalistico che diventa narrativa non diventa solo un virtuosismo Beh, posso dire anche una cosa che mh, secondo me il problema di alcuni prodotti italiani non tutti magari a volte è nel missaggio sonoro che è un aspetto che viene spesso sottovalutato Uh, il messaggio sonoro di questo film per me è veramente fatto bene, cioè è tutto molto chiaro, um, nonostante è un film che non rinneghi l'italianità, è, è tutto molto chiaro nel parlato, perché ci sono magari film in cui con il fatto che si parla il dialetto, ok? magari si tende a, gli attori tendono si, ma si, volutamente eh, a parlarsi un po' in bocca per dare un senso di naturalezza, ma questo... Con il missaggio può dare dei problemi. Questo invece è tutto molto chiaro. E ti voglio porre un'altra domanda: più che una domanda, è una considerazione. Noi siamo abituati a vedere ad oggi, non parlo di fine degli anni 70, ad oggi, eh, tanti film in cui si parla di criminalità all'italiana. Quindi, film, serie, si parla magari si vede la criminalità romana, la criminalità eh, di certe zone del sud Italia. Questo invece è un film ambientato a Milano che non è una cosa proprio usualissima, dove si vede più che la criminalità la disonestà in tutte le sue forme. Beh, insomma. Sì, c'è anche Va la criminalità, dai. però c'è proprio, proprio il concetto, io ci ho visto il concetto di disonestà declinato su forme più blande e su forme decisamente più aggressive, ecco, che diventano criminalità. E cosa, cosa pensi di questa ambientazione che è molto suggestiva, peraltro a livello produttivo non deve essere stato facile perché comunque non voglio dire niente no. però quando lo guarderete voi in chat vi rendete conto che non deve essere stato semplice utilizzare per gran parte del film quel setting quell'ambientazione no allora eh, premetto che questa sceneggiatura e poi successivamente prima della lavorazione e durante la lavorazione eh, è nata parlando con le persone cioè non, è, non stiamo parlando di cose inventate certo Stiamo parlando di situazioni reali, cioè di situazioni che esistono nella realtà e poi sublimate in una storia che le condensa, come Andrea Di Stefano ha avuto l'idea di fare. Ma che ci siano diciamo, zone di crimine o di malaffare che in questo momento stanno unendo le loro forze a seconda del, del colpo one shot, non è un'invenzione. Così come non è un'invenzione che ci possa essere la, la necessità per, al, per alcuni, o, oppure il, il perdersi per altri, parlo di, di persone che appartengono all'arma, perché non ce la vanno a tirare, a tirare avanti a fine mese. E, um, e alcuni di questi si perdono, eh, nel, in giri meno, meno diciamo, non onesti. Uh, non tutti, ovviamente, per cui non generalizziamo per carità, no, no, certo. ma, ma esiste, è una cosa che esiste, um, e soprattutto Milano è: guarda, lo leggevo ieri. No, di die, delle dieci zone più ricche d'Italia, 8 sono di Milano, cioè le, le case in, in dieci posti in Italia, 8 sono. Si sì, parla tipo zone come il bosco verticale, questo tipo di... Eh, non a sì, caso, eh. la, la, quella famosa scena iniziale inizia da City Life e, e va poi verso altre... Zone, altre un, po zone. Me, un po' meno, diciamo... Fa colto. Milano, eh. Milano è nella sua, nel suo essere la città scintillante, la città degli eventi sportivi, la città più vicina all'Europa, eh. è la città che anche ti sbatte in faccia in una maniera molto evidente la disparità economica che c'è ed è quindi una città in cui un uomo che, che vuole rimanere onesto e che ha una seconda moglie, una figlia che lavora fuori e che, e che guadagna 1.600-1.700 al mese e che, si, e che il giorno prima della pensione si vede sfilare davanti tre mensilità può avere la tentazione di pensare ma sono onesto o sono fesso e, e quindi insomma, non, sareb non sarebbe stato possibile farlo in nessun'altra città Ah, uh, dopodiché, okay. secondo me sì, perché Milano è veramente una, una, un personaggio del film: un personaggio sì. del film con tutta questa cosa che c'è intorno, e al contempo si vedono delle zone. Secondo me, di Milano parlo di zone emotive dell'anima dell di Milano che generalmente non sono state tanto raccontate yeah. e che anche voglio noi siamo abituati a pensare appunto che la comunità cinese vive in determinate condizioni, poi invece. Ti rendi conto che non è, non è sempre così, ma basta seguire no. i profili Instagram di alcuni di loro per vedere che magari la vita che noi immaginiamo di qualcuno dietro a un bancone invece si svolge poi nel fine settimana in, in luoghi eh, non non so, lontani. Ecco. <ride> Ma non perché ci sia niente di male in questo, eh. non sto parlando per forza di gente di malaffare, sto parlando del fatto che comunque ci sono determinate condizioni culturali anche che portano, per esempio, un certo tipo di comunità a scegliere un profilo piuttosto che un altro. No? Certo. Eh, però è vero che ciò che raccontiamo nel film eh, Andrea lo ha mh, ben studiato e che no. quindi un certo tipo di eh, collusioni. Tra ambienti malavitosi eh, di, di, di estrazioni diverse sono più comuni di quelli che immaginiamo. Sì, e Così devo... come, e ci tengo a dirlo, la comunità cinese non è descritta come la, la comunità di quelli che fanno il male a no? Anzi, anzi io, io non, non, ho, non ho voluto puntualizzarlo troppo per, proprio perché no, eh, per io me... perché mi fai benissimo. Questo. Io non l'avevo puntualizzato da spettatore proprio perché eh, è una cosa che mi ha. Eh, mh, sorpreso vedere così tanto cuore finalmente nel raccontare, innanzitutto, una città che viene raccontata spesso come dici tu, come la città scintillante dove tutto è bellissimo, quando come tutte le grandi città ha luci e ombre. Io poi a Milano sono legato perché non abito lontano, per cui ci vado anche sì. due o tre volte a settimana per lavoro, anteprime e quant'altro, quindi me la giro abbastanza. Una città che ho nel cuore. E vedere quindi raccontare una realtà, che è quella de della comunità cinese, in maniera non stereotipata, cioè una scena bellissima, secondo me, di incontro tra due culture che mi ha spaccato. Perché è un film, tra l'altro, voglio dire, questo la ciao. Che ti fa pure ridere ogni tanto. Sì, c'è un momento in cui eh, Franco e la moglie discutono, dove viene fuori una cosa che, secondo me, noi italiani abbiamo nel sangue ed è realistico: anche nei momenti di peggiore rabbia, noi facciamo battute. Una, c è, c è. è una cosa verissima, cioè noi per, quando, quando, quando litighiamo, tipo, è arrivato, capito? È, e, e parte il nomignolo simpatico, però in un momento di rabbia. È una cosa molto realistica perché eh, spesso non c'è questa rappresentazione nelle litigate. No, è una cosa è, molto io che mi ha colpito. E poi la, secondo me la cosa bella è che attraverso quel litigio tu vedi che possono litigare ma che non smettono di amarsi, no? eh, Sì, cioè comunque litigano. Ci la, la, la storia tra Franco e Viviana non è una storia romantica per come siamo abituati a vedere. È una storia fatta di quelle cose che poi ci fanno pensare che vogliamo bene alla nostra donna perché possiamo mandarla a far culo liberamente senza che lei metta in discussione <ride> il fatto che l'amiamo così come lei può fare con noi, ovviamente. Certo. Eh, sapendo che poi questa cosa qua non va a intaccare quello che sentiamo l'uno per l'altro anzi magari acquisisce la preoccupazione che abbiamo nel poterla fare stare bene o poter lei fa stare bene me qui quella cosa lì è... però questo fa parte della qualità dei dialoghi di Andrea per esempio della scrittura di Andrea la scrittura è veramente eccezionale perché comunque il problema del, del noir del poliziesco è che bisogna sempre mantenere un ritmo costante che non deve mai e non deve andare né mai sotto né mai sopra, deve sempre mantenere una linea retta che si muove impercettibilmente, è, il è questa la cosa difficile nel scrivere un film del genere, e io allora, francamente... Se fosse un, pezzo, se fosse un genere musicale ah. il problema sarebbe il tempo, cioè mm. eh, è, il è la classica, è come se, se togli che ne so, la sezione ritmica ai tool. Esatto, <ride> Ma Sorry, quindi, no? questo mi, mi fa pensare, ma tu quindi sei anche appassionato di musica? Sì, sì, io ah. sono, sono appassionato di tante cose, però ho citato uno dei, dei miei gruppi preferiti, conosco... lo so che non si direbbe, no, no, no. no anzi, io, no. io tra le altre cose sono, cioè, vado matto per pezzi come ma quindi mi eh, sfondi, una porta, sfondi una porta aperta, allora ti scusami. Esatto. Però infatti, togli, togli la base ritmica eh, cosa so, di crolla, quei due mostri, esatto, crolla e eh, il film non c'è più, e quindi io ti Oppure chiedo: togli eh. le variazioni ritmiche di. A, a lateralus e eh, diventa, un, album t, t, sì. di diventa un altro pezzo completamente ovviamente esatto. perché poi sono variazioni comunque molto culate eh, per, per, cioè sono, non sono cioè perché il punto è che il discorso non dice vabbè se toglie questa cosa un film ovvio diventa un altro film ma il punto è che questo è un genere come, di, come, come, come si può pensare musicalmente per i tool che ha questo questa caratteristica proprio di, di tenuta perché dall'inizio alla fine il film deve Metterti sulla corda, ma non deve mai eccedere, non deve mai esagerare. E questo film lo fa molto bene. A questo punto ti chiedo, ehm, quando tu hai visto il film, hai sentito bene la colonna sonora e, e l'hai visto, visto che mi dici che sei passionato in musica, la colonna sonora, secondo te? Perché secondo me sì, però lo chiedo anche a te: ha valorizzato certe scene che per te erano già state emozionanti, le ha cambiate in qualche modo? Guarda, mh, tanto per dirti la maniera di lavorare. Mm. Il, il tema noi ce l'avevamo già mentre stavamo lavorando alla sergio leone no. con, uh, con le musiche eh, 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 andrea e santi pulvirenti hanno iniziato a lavorare all'idea del clima musicale del film mentre stavamo proprio iniziando a girare quindi eh, tanto è vero che c'è un momento in cui il personaggio di francesco di leva fischietta sì sì e, ecco quel fischio è stata presa diretta cioè non è stato fatto poi un doppiaggio una no, volta è, era lì tra... era sulla scena ok e molto spesso andrea per metterci in clima uh, scena mandava delle cose dopodiché la colonna sonora è cresciuta e io ne ho sentiti molto spesso dei come dire, libri... già mentre giravamo ma poi dopo andrea uh, scambiava con me delle opinioni Rispetto per esempio a che tipo di, di strumenti usare, no? Certo. E, per esempio, è stato a proposito del discorso dell'italianità, sono quasi tutti strumenti italiani, mm. di tradizione popolare italiana, e sono anche strumenti usati molto spesso in colonne sonore storiche che poi ci possiamo ricordare da alcuni compositori che magari sono meno noti, però insomma il Famoso fischio è chiaro che non può non far riferimento a Morricone, come c'è un alessandro Alessandroni, spinetta. il fischiatore. La... <ride> Poi c'è un uso della spinetta che non può non far riferimento a trovaioli piuttosto che a... ad altri. Quindi uh, insomma, c'è un, un gusto di omaggio e non di furto, <ride> certo. <ride> Però, se poi pensi, per esempio, a certo cinema di Clint Eastwood. Mm, ok, mi vai, vai mm, sul piano. No, nel senso che voglio dire che beh, insomma, dal punto di vista musicale, se tu vai ad analizzare, prendi quelle tracce, le vai ad analizzare, vai a vedere che tipo di strumenti sono utilizzati, sono quasi tutti strumenti della tradizione popolare italiana. Certo. Missati in una maniera che possano comunque sostenere. C'è una cosa sola fuori, che è l'uso del respiro, che è più Miriam Makeba, se vuoi. Ah, ok. Quindi è proprio, diciamo, ti ha, ti ha convinto particolarmente, resto... ti sento molto... Eh, no, no, ma perché, perché una delle cose che mi piace molto di Andrea è che ti coinvolge nel processo creativo okay. anche in queste cose qui, no? Mm. Eh beh, che, cui... che non è, non è una cosa, è una cosa frequente che il regista coinvolga ti abbia, un regista ti abbia coinvolto anche nella scelta cioè, musicale cioè, no, non, è no non mi ha coinvolto nella scelta musicale mi ha, mi ha, mi ha detto che ne pensava, mi ha chiesto cosa ne pensa Sì, scusa coinvolto ti ha chiesto comunque un pare... cioè no, non, cre... non è una cosa forse frequentissima io non saprei quindi lo chiedo a te eh, insomma io sono stato abbastanza fortunato ma perché alcuni registi si rendono conto che magari le mie opinioni non hanno a che fare col col mio lavoro e basta ok come ti dicevo prima quando ti dicevo io sono il a un certo punto divento il paladino del regista e del film eh, per me non, non esiste un film in cui io sono bravo e il film è brutto cioè a me non mi interessa essere bravo in un film brutto e se il film è bello io sono più bravo se il film sono, sono i film che rendono più bravi gli attori non viceversa se, tu, se io ti, ti dico dimmi qual è la tua interpretazione preferita di sempre di un attore sarà per certo, dentro un film meraviglioso. Cioè, tu puoi dire al pacino e Scarface, mamma mia, ma Scarface è un film della Madonna. Sì, sì. E quindi <ride> no, Alpacino ovviamente. diventa ancora più bravo e più della Madonna perché Scarface è un film della Madonna. Quindi se, ne, Il Traditore che ha avuto un gran successo. Sì, cioè Il Traditore è un gran film e io sono più bravo grazie al fatto che è un gran film se fosse stato un film meno riuscito io sarei stato meno bravo quindi eh, non, io non ci credo al fatto che l'attore salva il film è un bel concetto il questo eh? anche l'attore un... si salva si salva il culo <ride> per cui io, io non ho interesse a stare in un film che non è, non è bello perché mi conviene pure a, mi conviene a me <ride> cioè sarei scemo è una cosa no? è una cosa molto bella perché effettivamente eh, si sente più dire che è l'attore che salva il film che il film è il film a valorizzare l'attore, io guardi io dico: io magari sono, ho, so, io a volte ho, sono stato in film che mi hanno molto aiutato. No? Per esempio, che ne so, essere in romanzo criminale, in un ruolo più piccolo, magari che non in, in altri film dove avevo un ruolo magari più grande, ha significato per me di più. Perché il film, comunque, è un film di, un certo tipo, di una certa qualità, e quella cosa lì mi ha dato di più, ma mi ha dato di più a me anche come, come, capaci, come, come impressione di capacità da parte del pubblico. Io ricordo che lo vidi no. in sala e, e, e ci fu diciamo, la tua uscita di scena che mi commosse tantissimo, perché era anche oh. girata molto. Comunque, Placido eh, fu veramente grandioso anche nel, 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 nel dirigere tutti quanti gli attori. È un film che a me era piaciuto molto. E poi da lì, ovviamente, la tua carriera ha avuto un'ulteriore ascesa. Perché, già comunque, lì aveva. No, no, ma non solo la mia. Ma se tu pensi che non se non ci fosse stato quel film, non avremmo avuto le serie italiane. È vero. Sì. Vabbè, eh... no. Adesso noi parliamo di serie. Ma quando Solli poi ha fatto romanzo criminale la serie, sì. noi non eravamo mica abituati a fare quel tipo quel... Tra l'altro, tu hai un punto di contatto sia con romanzo criminale che con Suburra. Perché tu hai recitato in entrambi sì, i sì. film. Quindi è una cosa anche di cui andare fieri comunque recitare nei, nei pilastri no, immagino che tu sia fieri però eh, nei pilastri oh. che hanno poi generato delle serie che no, attenzione serie non fiction perché in Italia bisogna fare questa sì, distinzione serie. Lo, dico, cioè, lo dico più alla chat che a te ovviamente no no, l'inizio della serie che si allontanava dallo sceneggiato eh, es esatto la serialità, la serialità italiana si può dire che inizia con quello e con si sì. no sì, con... e pensa che quando noi facciamo romanzo criminale ci dicevano: Eh, ma questo tipo di cinema in Italia non funziona, sì. sai, è molto che non si fanno film di genere. eccomi qua a distanza di vent'anni quasi a riproporvi un film di genere spero. Magari domani fanno la serie dell'ultima notte di amore. Magari guarda, secondo me a livello seriale. Magari una stagione, eh, però, una stagione la, la di la tiene. Di... Sì, magari sai una stagione sicurazione. Poi sia, io, faccio, io faccio, quello snob, faccio quello snob. Poi <ride> io faccio il film poi faccio <ride> le cose. Ecco, <ride> uh, visto che abbiamo parlato un po' del film, mh, ti farei qualche domanda che poi, tra altre cose, in tanti hanno chiesto. Io volevo chiederti: vabbè, ovviamente eh, parlando della tua carriera internazionale, perché tu comunque sei uno dei pochi attori contemporanei. Attenzione, perché se parliamo del passato ci sono tanti attori. Eh, italiani che hanno avuto successo all'estero, ultimamente, magari non così tanti, tu sei uno dei pochi che eh, ha lavorato in tante produzioni. Eh, Avevano citato prima Una notte al Museo, Miracola Sant'Anna, Angeli e Demoni, Rush, eh, World Wall Zine. Infatti, veramente tanti. Qui ci sono solo alcuni, tra l'altro. e Giustamente chiedevano se innanzitutto trovi delle differenze veramente sostanziali nel lavorare tra il cinema, nel cinema italiano e il cinema internazionale e quale dei due modi, diciamo, ehm, ti ha più catturato? Anche se immagino che poi quando uno lavora nelle varie produzioni, probabilmente ama alcuni aspetti delle dell'una e dell'altra in egual misura. Però io ti faccio comunque questa domanda, perché potrebbe essere un argomento interessante. Beh, sai, eh, innanzitutto, essere all'interno di una produzione... Eh, degli studios significa essere all'interno di un progetto che quando costa poco costa 45 milioni di, di dollari che per noi sono cifre esorbitanti per il nostro cinema certo a un film italiano che costa tanto ne costa 9 eh, esatto un film francese che costa tanto medio ne costa 20 ora però noi partecipiamo allo stesso Campionato, eh certo, okay? ma che cosa significa? Significa che fondamentalmente che io ho possibilità di sbagliare. Mm. Cioè, se io ho a disposizione 45 milioni di dollari per fare un film, io posso pure dimenticarmela quella battuta. Non so come dire, avrò l'opportunità di rifarla fino a quando non funziona. E, e il, 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 il regista. Avrà possibilità di fare tutta una serie di inquadrature che poi, quando va al, al montaggio, sceglie che sono generalmente circa così come per, facciamo, facciamo, riferimento su un piccolo film perché mm. 45 è quello che è costato Rush okay. che è un film indipendente. Tu hai lavorato due volte con un award, se non ricordo male, sì. Giusto, Angeli e Demoni. Sì. E, ecco, e Angeli e, e Demoni costava 200. Eh, quello è proprio un sì, assolutamente, Beh, quello più grande che ho fatto è Narnia Narnia è costato 245 milioni di dollari il Principe Caspian giusto? dove c'era anche sì. Sergio Castellitto se non erro, non eri sì. l'unico italiano nel film 8 sì. sì. mesi di girato 8 mesi? mesi? sai che non pensavo? io sono stato, Caspita. Io sono stato in Nuova Zelanda uh, un mese e Quel mese di girato erano i primi tre minuti di film, cioè i titoli di, di testa. Maniacale, proprio quindi. No, non è maniacale, è che c'hanno talmente tanti soldi che si possono permettere. Fa <ride> ah, okay. ah, quindi non è una <ride> scelta di perfezionismo, ma perché possono? No, <ride> allora Andrew Adamson, che è il regista di Narnia e scusatemi, prostro di Shrek, perché che è, voglio dire. Minchino anch'io anch <ride> a, a lui <ride> assolutamente. Beh, <Vede, ride> deve essere una bella soddisfazione comunque lavorare con un, con un beh, regista che porta beh, le è una persona di... è, un, ah, elfo, sì? è sì, sì, un elfo è divertentissimo su... una... è perché uno che cioè, sembrava Legolas ah, perché era lungo. col capello lungo sì biondo, capello lungo simpaticissimo okay. un ragazzo simpaticissimo però insomma quelle sono le macchine allora per tornare alla tua domanda mille persone che ci lavoravano dentro turni di, di 24 ore di lavoro io Ho continuato a, 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 per otto mesi, non ho conosciuto tutti, non ho fatto un tempo a conoscerli. Cioè, ogni giorno conoscevo uno diverso, non so dove fossero. <ride> ogni cioè, fino alla fine. Ti, ti presentavi mani, ogni dicevo, volta sai? senza sapere chi cosa. Sì. Okay. E tu che cosa fai, e io? Fa, io sono quello che fa le incisioni sulle spade. E basta, quello, quello faceva. <ride> cioè, questa figura professionale dell'incisore di spade. Bella. Bella. C'è un sacco di gente che non ha visto proprio il set, che non vede il set. Però che vuol dire questo? Uno è chiaro che vuol dire, uno studio, che è uno studio, generalmente vuol dire che sono delle realtà private che sono quotate in borsa, ragazzi, eh sì. è qui sì, e quindi che se è vero che sul set ti ha permesso l'errore, non ti ha mai permesso poi, una volta che vai al botteghino, perché se quella cosa fa un dollaro in meno di quello che loro hanno immaginato, saltano le teste dei. dei, dei, dei dei capi che vengono rimpiazzati, non parliamo degli attori e non parliamo dei registi, ma è una, è una dinamica industriale su, sufficientemente eh, eh, capestro. Insomma, è, è, è complicato. E beh, Detto questo, io che comunque faccio attore, ho sempre fatto attore perché mi piace recitare, tra azione e stop sono felice. Un po' dappertutto okay. <ride> e, e, per esempio, però per, di, per dirti una cosa importante che si parla no, di cinema italiano: se io non ho la possibilità di fare più di tre chuck, mm -hmm. il mio lavoro non sarà a cercare quello che non so di quella scena, ma io sarò sempre preoccupato dal risultato di quella scena, quindi vuol dire che andrò. Quasi sempre se non sono particolarmente bravo, attento, se non ricerco quel modo di lavorare a ripetere quello che un pochino o so fare o ho pensato che fosse quella scena. Mm, quindi dice che ti tira fuori un se po' meno la, la sperimentazione. È molto difficile che io riesca a trovare sul set in quel momento una cosa che, che non avevo pensato prima, per esempio. Devi essere molto bravo per poterlo fare, molto più bravo che un attore americano. Tra l'altro, io ti posso fare comunque... in generale, ti posso dire che secondo, secondo me, eh, mediamente, gli attori, non parlo solo di attori italiani, mediamente sono, per paradosso siamo più preparati noi, mm. siamo più preparati ad affrontare la difficoltà. Dopodiché, i, io dire, le punte dell'iceberg di tutte le cinematografie ci sono sempre state. Tu prima dicevi ci sono attori del passato, ma se, se ci pensi bene, quegli attori del passato stavano in film italiani non stavano i film americani c'è solo un'attrice nella storia italiana che è riuscita a fare quella cosa lì due Birna Lisi e Sofia Loren sì. Gasman quando andò in America tornò fece tre film e tornò fece Slippers uh, dopo, dopo ma le cose ah, tu, ti, ah, tu fece, parli prima ancora ok sì sì tu dici quando era, quando era però, proprio all'apice in Italia negli anni 60 Giannini 60, 60. ha fatto qualche cosa ma sì. quasi sempre qui cioè, l'unica che ha fatto quel percorso lì eh, è un po' la Lollo però Mastroianni era famoso per i film italiani all'estero Tognazzi ha lavorato in Francia Volonté ha lavorato in Italia in Grecia però anche eh, Valeria Golino ci... era riuscita un po' a Valeria Golino ha iniziato lì Valerio Agolino ha iniziato lì, ha fatto film importanti lì, però se pensi... Che vuol dire però? Vuol dire che il nostro cinema era capace allora, però per tante ragioni. Prima di tutto l'emigrazione. Vabbè, quello senza dubbio. Noi eravamo l'unico paese latino eh, che fosse una democrazia. Cioè, eh, la Spagna era una dittatura. Vero. Le, il, i paesi l'Argentina il Brasile in Argentina era piena di italiani sì, sì c'è stata un'immigrazione folle verso quello che Argentina. oggi è il mondo ispanico negli Stati Uniti era il mondo italiano fino agli anni 60 cioè eravamo una, una maggioranza di eh, emigrati e infatti salvi gli irlandesi che però erano anglofoni sì, esatto. e soprattutto eravamo, erano quelle del Mastroianni e della Lore, le uniche facce latine a cui un mondo latino poteva riferirsi come qualcuno che gli assomigliasse. Quindi se tu eri cubano eh, o se tu eri mh, argentino, ti rivedevi più in Marcello Mastroianni che non in John Wayne. Vero. Perché, perché non era gringo. È vero. E dopodiché, giustamente, la storia è andata in un'altra direzione. Penelope Cruz, Javier Bardem... Tutti, tutti gli attori messicani in questo momento hanno un, un luogo di esistere lì perché la comunità ispanica è enorme ed è una comunità di consumatori importanti. Assolutamente, Beh, cui... sì. poi c'è anche una maggioranza anche comunque di, di, eh, di spettatori che comunque vogliono anche sentirsi rappresentati da attori certo. che parlino spagnolo che è certo. una delle lingue più parlate così. al mondo tra l'altro, quindi... anche che abbiano proprio delle facce che sì, sì, fisionomicamente oh. che, in cui, eh. appunto, che, che ti possano che possono rappresentare quel tipo di pubblico lì questo, questo assolutamente è assolutamente vero anche dire, il mondo asiatico no? in questo momento sta essendo rappresentato eh. tantissimo guarda, eh, guarda gli Oscar voglio... esatto. tu, tu l'hai cui... visto, ti è piaciuto? sì, io, io voto per gli Oscar quindi sì, volevo a andare a parlare esatto. esattamente lì perché sei membro dell'Academy adesso non, sì, non è che io voglio chiederti cosa voti per Amore del Cielo L'ho visto, l'ho visto. È un'opportunità un gigante, comunque, anche perché magari ma molti in chat non lo sanno. È, è, è stata per te un'emozione quella di poter di essere un membro votante de, dell'Academy? Perché comunque lo riconoscimento. Guarda, sì, la, la, la verità è che paghi. Eh. Ah ok, cioè, io questo non, non lo sapevo. Quindi... Cioè, loro ti invitano. Okay. Però è come, come essere invitati a far parte di un club. Di, 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 di... Però è un invito, cioè, se, se un, sì. non è, un qualunque attore non può andare lì a pagare. Cioè, paghi, è come una sorta no. di quota associativa, vi chiedo. Sì, è una okay. quota associativa. Detto questo, sono stato sorpreso di quando mi è stato proposto. Ho avuto la sensazione che fosse un po'... Il contentino per il fatto che il traditore non fosse riuscito ad entrare nella cinquina, ah. cosa di cui io mi sono. Abba, mi ha fatto un po' innervosire dopo aver visto il film. ho Pensavo. però insomma, quando poi tu sei in contatto con quel mondo, ti rendi conto di logiche che sono veramente più grandi della nostra. Lo capisco, però un po' spiace comunque, però, in però insomma, sì. Però allora quella cosa mi ha fatto pensare, ma vuoi dire che mi hanno invitato perché tutto sommato mm. è successo qualcosa sotto che non so. Mm. Detto questo, mi fa piacere perché posso vedere un sacco di film. Tra l'altro, mm, soprattutto voto anche per, 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 il cinema, per il film non in lingua inglese ah. e, e, e scopri delle cinematografie che non vedresti altrimenti. No? Ma, per eh... esempio, c'è un film pantano quest'anno bellissimo. Si chiama Joyland, è un piccolissimo film. Bellissimo. Non l'ho visto, ma ne ho sentito parlare. Sì, sì. Ma eh, tu puoi votare in tutte le... come funziona? Puoi votare in tutte le categorie oppure solo in alcune? Puoi votare nelle categorie. No, non in tutte. Perché alcune categorie tecniche sono per mm. i tecnici. Giustamente. Però puoi votare voti miglior film, miglior regia, miglior attrice, Cosa, miglior spetta. attore, miglior att... protagonista non protagonista, fotografia, <ride> costumi, eh, eh, e soprattutto hai delle fasi di voto: cioè mm. ci sono tre fasi di voto. Ah, tre fasi di voto. Io poi volevo anche farti i complimenti, parlando della questione della, della tua carriera anche internazionale. Io non so se ho risposto poi alla cosa che mi hai detto prima. Alla fine, ti dico, io sono, avevo l'opportunità di rimanere lì. Ah. E non volevo, però, non, non mi piaceva l'idea, cioè quasi sempre mi venivano proposti dei cliché di italiano. E non volevi farli giustamente, è eh, anche giusto così. No. Non mi interessava e, soprattutto, sarebbe stato molto raro che io avessi l'opportunità di recitare quei ruoli che ho avuto modo di recitare dopo, mm. eh, dopo parecchio tempo. Perché, insomma, non mi sarebbe mai capitato di poter fare, per esempio, questo ruolo mm. in un film americano. Beh, ovviamente no. E già che ci siamo, uh, vorrei agganciarmi a quella cosa che tu hai detto uh, durante la berlinale, quando è stato presentato uh, L'ultima notte di amore, che era per appunto una, una questione sul, um, sulla rappresentazione un po' anche degli italiani dei vari film, riferendoti ti do anche modo di spiegare perché magari poi si fraintende eh, ad Adam Driver per House of Gucci. No, non mi riferivo ad Adam Driver, mi riferivo a produzione e regia. Esatto, no, io, io, io avevo capito perfettamente, però sai, magari allora, non tutti... Sì, no, perché non vorrei mai pensare ad Adam Driver, è un attore che io stimo enormemente, certo. Eh, non, non penso di essere bravo come lui o più bravo di lui, questo voglio che sia chiaro. Il mio ragionamento che ha a che fare con... Quello che sta avvenendo in questo momento nel mondo. Cioè quello che sta avvenendo in questo momento nel mondo e che sta partendo dagli Stati Uniti come pensiero, è che se tu sei eh, francese, se il personaggio che interpreti è francese lo deve fare un attore francese, se il personaggio che interpreti è spagnolo lo deve fare un attore spagnolo. Addirittura se uno spagnolo non farebbe mai un messicano, un messicano non farebbe mai uno spagnolo, ok? se tu sei di religione cattolica devi fare un cattolico se tu sei di religione ebraica devi fare un attore ebraico ovviamente non vado a parlare di quelle che sono le minoranze etniche okay. un certo però se questa, questa regola qui esiste per tutto il resto del mondo e io posso dire una cosa che può essere impopolare secondo me non è giusto cioè gli attori esistono per gli attori non erano voi. sepolti in terra consacrata gli attori non si seppellivano in terra consacrata perché si pensava che fossero dei, de dei demoni, perché potevano diventare ciò che non erano, ok? Ora stiamo parlando di qualche millennio. Sì, ovviamente quando ancora c'era una, una. No, io penso di... ancora che la nostra funzione sia quella, cioè il mio vate Tom Enx, secondo me, ha sbagliato a dire che lui ha sbagliato a fare Filadelfia perché, perché avrebbe dovuto fare un attore sessuale. perché in quegli anni te. non l'avrebbe mai fatto fare a un attore omosessuale e lui, pur non essendolo, ha dato voce a una comunità che non aveva voce in quel momento. Per cui, tornando a bomba, se è così, si può essere d'accordo o meno, ma se è così, non vedo perché non debba riguardare anche noi. Io sono d'accordo, io quando l'ho detto mi hanno detto, eh, ma che discorso è, però è vero. Cioè, perché se si pongono uh -huh. sullo schermo stereotipi di qualunque altra etnia succede un finimondo, ma se lo fanno con noi italiani... Nessuno si indigna. Cioè, quando io ho visto House of Gucci, io un po' ci sono rimasto male, ti dico la verità, perché, per quanto Jared Leto sia un bravissimo attore, stessa cosa Adam Driver, stessa cosa Al Pacino, io lo, a me il film non è piaciuto, l'ho detto. A me vedere, Giada Leto, che parlava con quell'accento stereotipato, facendo così con le mani. Io no, pensavo... ma gli dico, ma già il fatto che la famiglia Gucci tra di loro parlasse in inglese a me mi fa un po' strano, Sono eh, sì. tutti i fiorentini. No, ma è, no, è, adesso... è peggio, perché in inglese, è, secondo me è ancora peggio, perché se loro si so. guarda in inglese, loro parlano in inglese con l'accento. Ah, aiuta, c'è già questo mockup! E io quando... Non parleranno <ride> tra loro così vuoi farli parlare in inglese falli parlare in inglese perché devono parlare in inglese come Super Mario non ha senso questa no, cosa eh. me. scusa eh. Super Mario non ce arrivato. mamma però ripeto, mia c'è cioè... nessuna polemica cioè, nel senso che la stragrande maggio... allora in questo momento so già che la stragrande maggioranza dei commenti potrebbe, potrà essere ah ma vuoi fare pure quei Là, sono tutti allora, d'accordo con te io non sto... dico la verità io non sto parlando vabbè no, però insomma non sto parlando per me io sto parlando per il fatto del fatto che se noi vogliamo avere un po' di rispetto per il nostro cinema, dobbiamo proteggerlo. Certo. Allora, visto che poi in questo momento, forse questo voi non lo sapete, ma in questo momento se una produzione estera viene a lavorare in Italia, può avere la garanzia di avere un 40% di tax credit. Vuol dire che ha ah, uno sgravio fiscale importante, che è sacrosanto, cioè anche le produzioni italiane possono averlo se hanno determinate. Uh, se il film è, di, di, è interessante, cosa è certo, del... però voglio dire, nell'ultimo film che Angelina Jolie ha in Italia' ha fatto finta che l'Italia fosse il Messico. Questa, beh. cioè, nell'ultimo film di Denzel Washington, in cui c'è un ruolo da italiana, lo fa una cubana allora. Non possiamo parlare di rispetto del ruolo femminile, di rispetto dell'etnia, rispetto... e poi far finta di niente su quello che ci riguarda. Io sono d'accordo con te, cioè, è perché vero. Perché voglio... Noi non capiamo... Io non capisco nulla della cultura dell'America, della provincia americana. Mm -hmm. no? Ma perché qualcuno capisce invece della cultura della provincia modenese facendo Ferrari? Che è difficilissimo da comprendere anche per un romano. Allora, questa cosa qui a me un pochino mi dispiace, mi dispiace il fatto che. E, e però, tornando proprio a quello che tu mi hai detto all'inizio, lungi da me, questo è per carità essere un discorso nazionalista, eh? no? No, ma io ho Penso... capito cosa vuoi intendere. Però, allora, dov'è che noi invece possiamo, proprio da spettatori, proteggere la nostra identità? E guarda, curale. secondo me il confine, sai cos'è? Allora, io non ho nessun problema se Adam Driver mi interpreta Enzo Ferrari. O mi interpreta come come peraltro succederà o mi interpreta eh, Maurizio Gucci. Il mio problema questa cosa. È come dire Poi poi tranquillamente può tranquillamente farla anche un inglese, un americano. L'importante però è che poi non ci vediamo rappresentati come, capito, sembra tipo pulcinella. Eh, che la esatto, siamo come la scena Io sono andato via da là perché mi proponevano di fare e io non lo parlo così. E addirittura molto spesso mi hanno chiesto per favore, puoi parlarlo un po' più? Eh, io, io, prima volevo farti i complimenti per questo perché io vidi World War Z in inglese quando entrassi tu. Io ti sentivo parlare e pensai ma, ma parla così in inglese? Tu hai un accento che è perfetto. Non, cioè, non sembra italiano, cioè, però, non racconto una storia prego. su quel film per dirti. Anche il tipo di attenzione che si aveva all'epoca, non stiamo parlando di 25 anni fa. Eh. Oh, allora, la... arriva questo film dalla Francia oh. di un personaggio che si doveva chiamare Javier, okay. E che loro cercavano in Italia. Ah. Come eh. va? <ride> Sai come si dice: no, tutto allora, a posto, tutto a posto, frate, va tutto bene, è tutto chiarissimo infatti alla fine, se vedi, il mio personaggio non ha un nome, ma è The Bearded Doctor sì, cioè sì. Il, dottore, il dottore con la barba, Bell. però mi sono divertito come un pazzo, ovviamente eh, Brad Pitt è un uomo simpaticissimo ah, ok e per cui poi tu dici come... è bello lavorare con loro, è chiaro che è bello però voglio dire, io, cioè, io ho imparato da loro, ma ho imparato pure da Giancarlo da Giannini da Sergio Castellitto da Linda Cariti, cioè Così come imparo da una donna, cioè se io vedo Tar e io guardo quell'attrice e dico ma quanto sei brava, c'ha cioè, l'età mia, è donna, non, non, non dovrei pensare non ha nulla da insegnarmi, e invece no, è, 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 secondo me gli attori non hanno sesso, cioè è cosa, la, beh, la, creatività, ci sta... la creatività non ha confine, la creatività non ha passaporto. Il cinema esiste perché, perché, perché io posso vedermi un film coreano e pensare che sono io quella persona lì. Allora io non ho il senso di io non sono mai stato razzista, non lo sono, non, so, non, non sono mai stato maschilista, non lo sono, non ho il problema etico di dirmi ah ma allora no, non posso fare quella cosa lì perché non mi ci so immaginare. È la fine del, del, della recitazione questa cosa qui. Se non si possono dire le parole, cioè è censura è un'epoca un po' complessa su questo io sono perfettamente d'accordo poi c'è stata ad esempio la polemica su Brandon Fraser per The Whale, per la cosiddetta Fatsuke indossato, io ne ho parlato recentemente per me quella cosa lì non, non esiste veramente cioè, però è stato... ti, faccio, ti faccio una domanda Vai. ma recitare, recitare eh. è un'abilità? perché sembra essere... che quindi allora, se tu sei una persona che ha un problema di peso perché non sia mai, dico la parola no. eccessivo quindi vuol dire che tu puoi stare davanti alla macchina da presa? Non è vero. Ma Deve posto, essere un attore professionista a fare che quella una cosa. Persona, di... Una persona con quel peso non, non potrebbe sopportare la pressione anche di quel ruolo, perché ci sono scene in cui cade. Ma magari sì, ma magari sì. Ma, eh, ma lì secondo me ma... è proprio un problema fisico a un certo punto, più che, capito? È proprio un problema... Sono persone, quel, lui interpreta una persona con una condizione medica invalidante non ho sì, capito come fai sì, tra l'altro non, non lo assicurerebbero perché poi tu come attore devi essere assicurato eh, però, questo, quindi... In... ma quindi che cosa vogliamo fare tutti i documentari va benissimo a me i documentari mi piacciono da impazzire posso guardare documentari senza addormire è uno dei miei generi preferiti in, tu... in... in più nel frattempo noi stiamo assistendo a L'avvento monopolizzante dell'utilizzo degli effetti speciali che invece hanno la libertà di fare tutto, per cui tu puoi sparare in bocca a uno facendogli esplodere la capoccia come se fosse un gioco, però devi stare attento a chi ha sparato. <ride> cioè, è un paradosso, eh, ma più che un paradosso, è cioè, la mia sensazione è, è che ci sia dire, un empito. Moralista, e raccontare storie è sempre servito a mettere anche in difficoltà, magari per rinforzarla. La morale. Comunque ci stiamo allontanando. Io ti <ride> ho detto subito che Ma lo so, eh, guarda, Io volevo chiederti una cosa, perché poi tra un po' adesso dimmi tu quando questo parte. Tra poco per torniamo sul film e questo piano. Però ti volevo chiedere una cosa perché ci tengo, me l'hanno chiesta eh, diverse persone. Io ti chiedo, tu hai consapevolezza di quanto Uh, le persone giovani ti conoscano per via di alcuni meme che sono girati non so se sì. penso che tu lo sai la questione di, di Boris no, la sai conosco i meme conosco dico, i meme ma... ma non so più <ride> tu ma dico la cosa di Boris la sai? ti chiedo questa cosa qua? Eh, certo che la sai so. okay. ti, ti chiedo ma anche la, quella della quarta stagione quella di Gifuni non so se me l'hanno chiesta se potevano farla ah stavolta. te l'hanno chiesto ok perfetto <ride> no, un... addirittura gli avevo proposto di andare io No, e non ho detto, le... no, facciamo una cosa: vestitemi voi da G... truccatemi voi da Gifuni, <ride> e poi io faccio quella cosa. <ride> e perché non si è fatto? Fabrizio... Si è stato... eh, perché stavo facendo un'altra cosa, ah, però okay. io e Fabrizio. Tra l'altro, siamo compagni di scuola, d'accademia, ah, abbiamo fatto anche ah, okay. insieme. No, però Mattia Torre Compianto pianto, poi... Ciarpico Vendruscolo, che il sono, il sono gli team autori team, di sì. Doris mh, Team, insomma, siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo, ah, okay. Ma Massimiliano Bruno, Ma eh, che è Martellone, eh, che è attore e legista, è, regista, di tantissimi è, film. È una, insomma, siamo cresciuti insieme, ah, certo, non okay. pensavo che prendesse così piede. Guarda, però... io ti dico solo che ho fatto lo sticker delle domande su Instagram, non esagero, ne ho contate su 200 che ne sono arrivate almeno una quarantina di Chiedigli perché ormai fa tutti i ruoli, oppure ma quindi eh. uh, chiedigli com'è stato farsi truccare da Gifuni per 18 ore, cioè è una roba, <ride> sì, tu non hai idea. No, La cosa che mi ha fatto più ridere in assoluto è stata una cosa che fece girare Stefania Montorsi, che è una uh -huh. sc regista sceneggiatrice, che dopo a Mamet disse se, se uno sconosciuto ti ferma per strada, trattalo con cortesia, potrebbe sempre essere <ride> come <ride> sì, quella <ride> cosa. <ride> Oppure non fanno in tempo ad arrestare un messina denaro che mi mettono a... <ride> no. Oppure no. muore Maradona e io sto già preparato. No. <ride> Però tipo, eh, io ho, ho guardato Call My Agent, che è stata per me una sorpresa a livello di sì. serie. La puntata con te, i, 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 la, sono due le puntate che ho apprezzato tantissimo, quella con te e quella con Accorsi. Perché sì. a Corsi non lo facevo così auto a Corsi, onestamente. Quindi, sì. Eh, ma eh, che non, scherzi. Eh, non, eh, è una persona che mi piacerebbe fare una chiacchierata anche con lui perché mi, mi fa tanta simpatia. Ma, sì, non ma Stefano lo... va a morire dal ridere. E eh, non me l'aspettavo. Però su di sì, te lo sapevo perché ho visto molte interviste in cui raccontavi aneddoti. Cazzi. Di, di, di quando eri più giovane mi ricordo forse era che tempo che fa, avevi raccontato che facevi gli scherzi fonici facendo il rumorista, facendo il verso sì, di suono dell'elicottero ancora, oggi. ancora, ancora oggi. Benissimo. adesso mi sono anche specializzato sul, sul, sull'entrata del disturbo, per cui ti faccio impazzire sul fatto che okay, stimuli pensano... il rumore dell'entrata del disturbo no vabbè. <ride> sì. e se impazziscono, impazziscono. Ma la puoi, far... la puoi far sentire al volo? Eh, ma non, non so se adesso si sente ah, bene, okay. sai se quando sgancia? Sì, sì. Quando fa sì. così, fa... <ride> si sente, si sente. E, okay. e ti giuro, <ride> e tra l'altro, mi detestano loro, ma mi detestano anche tutti quelli di produzione che faccio perdere tempo. Però è bel cioè, motor un clima, motore. Sì, ma... Io parto con questa cosa. Eh? E c'è l'ispettore di produzione che prima fa finta di essere contento e che facciamo un po' di risate, poi ti vorrebbe uccidere <ride> <ride> è più forte di me. Per me è come Ammazza la Vecchia, cioè <ride> Ammazza la Vecchia di Roger Rabbit. Sì, roba sì, di... Ammazza la Vecchia. <ride> bla bla. Allora, okay. eh, prima di, di, di concludere, di tornare per appunto a fine, volevo solo dire una cosa. Che eh, io ti volevo fare complimenti, volevo anche denotare il fatto che. Uh, a me è sempre colpito una cosa di te, che riesci a passare da ruoli comunque molto forti, molto drammatici, perché comunque abbiamo citato Il traditore, Amamet, Nostalgia. Nostalgia è stato uno dei miei film preferiti del 2022. Non deve essere stato Grazie. neanche facile perché era, eri veramente credibile. Anche proprio, non so se hai fatto uno studio sul, sulla cadenza di, di, di questo italiano. che se era andato in Egitto ed era tornato. ormai vabbè, io, io, io faccio lo studio sempre. Quello è il mio problema. Io sono secchione. No, perché sì. mi piace. È la eh beh, mi piace. Ma, eh, sì. Però poi si vedono gli effetti. Quindi continua, ti prego. Eh, eh, <ride> no, il punto è: ehm, però poi fai anche. Sei, hai fatto anche ruoli un po' più comici. ad esempio, c'è un film. C'è una scena di quel film in cui tu mi hai fatto ammazzare dal ridere. Che è Posti in piedi in Paradiso. Ok. Sì. Di, di Verdone. Sì fin di una decina di sì. anni fa io ricordo che quella volta mi stavano per cacciare dalla sala non sto scherzando realtà, <ride> perché ridevo troppo c'è allora, una scena che magari per te non, magari non so se tu la trovi particolarmente divertente ma è quando suonano il citofono c'è Carlo che sta andando sì. a rispondere ci sei tu che il rompi tu non eri in scena tu eri, da... eri... il personaggio sì, stava dormendo sì, sei fuori. tu che arrivi strappa il citofono e fai Che cazzo è io mo voglio sapere che... io lì ho iniziato a ridere ma al, alle convulsioni la maschera è fa se non la smette Senta. perché si sono lamentati quelli dietro sala piena io ridevo ho disturbato sì. <ride> ho riso tantissimo ma io, io in realtà io nasco attore comico cioè io ho, ho sempre pensato che avrei fatto l'attore comico hmm. cioè c'è qualcosa che non va <ride> io, penso che, che io ero il classico che imitava i professori mi ricordo le volte che mi hanno buttato via dalla classe perché non potevo non fare la battuta, perché io ho passato più tempo a, a, fuori da, 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 dalla classe perché facevo la battuta piuttosto che, che in classe. Okay. E, <ride> e poi sono entrato in accademia pensando, ma io faccio attore comico, cioè io sono un attore comico e ho portato dei pezzi comici. Dopodiché, eh, con mia som somma sorpresa mi hanno iniziato a usare in un altro modo, però quando io faccio i film in cui posso sfogare questa cosa o anche le mie partecipazioni televisive in cui posso fare questa cosa, certo. sono felicissimo e penso, sono arrivato a pensare anche che se non, se non fossi così forse non riuscirei a fare le altre cose certo. cioè il, mh, credo che il contrario sia diverso, cioè, avere comunque senso comico, ironico ti consente anche sì di prenderti sul serio, ma di sapere, sempre che stai facendo una cosa. Tutto sommato, per finta. Mm. Pur credendoci fino in fondo, eh? piangendo certo. lacrime vere e ridendo uh, vere, vere risate. Però, anzi, secondo me, io devo ancora farlo. Il film comico, tu non hai ancora trovato, perché, ad esempio, citavano i Moschettieri del Re, dove erano ruolo un po' più. Leggero rispetto a altri, però qui tu non hai ancora trovato, uno dei miei ruoli preferiti, un personaggio alle quale sono molto legato. <ride> ah, è uno un... dei tuoi ruoli preferiti, quello? ma mi diverto un sacco, gli voglio un sacco bene a D'Artagnan e, ah. e soprattutto una delle cose più belle, in assoluto è che un sacco di bambini vogliono bene a D'Artagnan e eh beh, sì. E quindi cioè, io personaggio... ogni tanto c'è cioè, il papà che mi dice: Ma potresti mandare il video? Mio che figlio? cosa carina e allora, in, in okay. treno vestito da, da avvocato, che <ride> fa, cioè, allora mi raccomando, mi fa piacere che ti abbia piaciuto tutta la fila. Però così. Io, sto Però, sono... per Io sto ancora eh? aspettando Draghi. Eh, te lo dico, <ride> no, no. No, beh, beh, Neri vedi. Marco Re fa Draghi. Neri Marco Re fa un Draghi, ah sì, ah, okay. non, non lo sapevo. No. E, sì. guarda. Eh, torniamo adesso che, visto che siamo chiusi, perché io ti terrei qua ancora 40 ore, ma mi sa che giustamente dovrai fare ma altro. Qualche... Sì, 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 sì infatti, se posso darti un paio di domande. Allora, eh, Ivan Castelletti chiede nel film dei moschettieri, quindi, eh, quanto è stato difficile parlare in quel modo? Ti veniva naturale? L'ho inventato io. Ah, l'hai inventato tu, ok. Sì, l'ho inventato in treno. cioè <ride> Giovanni Veronesi aveva scritto una cosa per un'idea. No? Allora io tentavo di trovare la chiave della cosa che era scritta okay. a un certo punto, a metà, io stavo andando a Firenze perché ho una scuola a Firenze, dirigo oh, una sì? scuola di recitazione a Firenze. <coughs> e non so per quale motivo inizio a fare questa cosa qui e inizio da solo a ridere tanto perché vedevo che mi venivano fuori delle robe. Allora avevo un appuntamento poi due giorni dopo con Rocco, Sergio, eh, Valerio e Giovanni Veronesi per fare una lettura. Quindi, fino a metà della lettura lo faccio come Giovanni l'aveva pensato. Poi a un certo punto gli dico: Giovanni, posso farti una proposta? Io ho fatto sta cosa, successo... inizio a leggerla in quel modo e Giovanni schianta da ridere. Schianta da ridere e si rende conto anche del fatto che c'era una libertà diversa in questa cosa qui. per cui no, non è stato difficile anzi, il difficile è stato rimanere nei, nei, come dire, nei, <ride> negli argini della storia no, no, perché no, tutti non riusci... che... Ti rischiavi di debordare no. quindi. Vabbè, il film è scritto però buona parte delle cose le abbiamo improvvisate insieme ah, bello. sul set bello. Vabbè, sì. è bello quando è questa rivelazione ci sono te delle te cose te... proprio improvvisate in quell'istante ah. Che proprio ed è e Giovanni a Giovanni piace molto questo perché c'è una grande libertà. Poi noi siamo amici, tutti quanti ci conosciamo da tanto tempo. Quindi c'è una un confidenza con semplicità perché... esatto. Okay. Sì, anche quel rispetto dei tempi dell'uno e dell'altro, certo. no? Per cui entrare dentro. Però alcune cose nascono proprio, sono nate proprio certo. in quell'istante. Che che quando sento di, mi è sempre piaciuto quando, quando sento di, di improvvisazione, quant'altro, perché vuol dire che. Il film lo si sta vivendo in una maniera molto libera, tranquilla, quindi... giocosa. Sì esatto, sì, 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 esatto. Poi Michele Carmotti da Instagram chiede: quale regista con cui ti sei trovato meglio sul, sul set di un film? Se, senza ovviamente nulla togliere agli altri, eh, però magari ce n'è uno. Guarda, beh, ci sono delle, per, per ragioni diverse tanti registi con i quali io sono riuscito a costruire delle cose, ma, ma te ne potrei dire tanti però. Per esempio, Silvio Soldini è un regista che ama molto provare e a me piace fare le prove, mm. per cui con lui si è costruito un rapporto molto profondo. Eh, un regista di, di TV, Alberto Negrin, con il quale ho fatto Bartali, Pane e Libertà, è, un, è una delle persone a cui tengo di più in assoluto, permesso che mi ha dato l'opportunità di fare il primo protagonista vero proprio. Però è uno che per esempio ha un senso anche lui giocoso. Uh. Marco Bellocchio è una persona che io starei ad ascoltare per ore e anche andavo sul set senza eh, anche quando non lavoravo per vederlo lavorare. Ha eh, una, una capacità ah, perché... di immaginare il mondo eh, da pittore straordinario. Eh, Gabriele Muccino, siamo cresciuti insieme. e comunque Infatti, una delle me... domande era eh. cosa pensi di Gabriele Muccino? Io so che, che, sei penso che sia benissimo. Quindi... Penso che sia uno dei, dei registi che in Italia sa, conosce meglio la macchina cinema, nel senso che Gabriele ha una padronanza tecnica spaventosa. Anche lui ha lavorato all'estero, ha... infatti. Beh, però la conosceva già prima, c'è cioè l'ultimo bacio, se tu riguardi l'ultimo bacio è un film tecnicamente... Sì, no, 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 non era per dire, cioè, era per dire che proprio per questa però cosa... Ha lavorato dopo all'estero. Sì, sì, ah, appunto, dico sensazione. proprio per questo motivo probabilmente è riuscito a fare quel salto. Sì, però, perché sai, per anche il regista è, è più buon... difficile. Eh? È molto più difficile per i registi che per gli attori non sono quelli... d'accordo. No, perché no. Perché i registi non hanno il problema della lingua. Mm. E Quello quindi, quando, quando un, film, un film va bene, quando loro. Quando. Poi all'estero parliamo dell'America. Diciamo all'estero. Sì, no, no, sì, cosa. quando dico estero, intendo Hollywood. È giustamente, eh. sì, è, è un Ma modo. simpatico registi che sono stati presi da Hollywood perché il loro linguaggio sembrava già parlare quella mm -hmm. lingua lì no? mm -hmm. e tanti registi che sono anche tornati indietro rispetto a questo per esempio tanti una cosa che tu vedi è che raramente un regista italiano riesce ad avere con un attore americano un rapporto di direzione come l'attore americano si aspetta da un regista mm. uh, <coughs> Stefano Sollima secondo me è un, 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 un regista a parte che è mio fratello praticamente. però è stato eh, per, eh, per ricordare sì, eh, con cui ho fatto Agab, eh, Acab eh, su burra di, di Sollima. E abbiamo ah. anche fatto un terzo film che uscirà. Ah, grazie. Hakab tra l'altro fu un film all'epoca, un, un film italiano che stupì moltissimo il pubblico perché sì. era un po' diverso, Gi già lì si vedeva Sollima come si approcciava in maniera diversa alla materia, quindi finché non sì. rinnegano la, so la loro italianità ma che non sono neanche i soliti film italiani che si... Che Però si Stefa, Stefano, per esempio, è un vero regista punk. Mm. È uno dei pochi registi italiani in cui non c'è... Eh, capite quello che sto dicendo? L'ingombro della, della cultura cattolica. Ho capito cioè, perfettamente i, cosa intendi. I personaggi dei film di Stefano Solli, ma sono sempre responsabili del loro destino, non c'è mai una, un Dio dall'alto che li viene a salvare. Ehm, Gianni Amelio è un regista che mi ha dato delle possibilità enormi, eh, ma da, da, da quando ho fatto le chiavi di casa eh, tanti anni fa. Anche quello lo vidi al cinema e... che ero poco più di un, cioè, di un bambino, Era, avevo forse... Eh. credo tipo 12 anni, 13 anni. Quindi... Eh. Me lo quattro minuti di film che, che magari mi hanno dato più di insomma, io sì, devo dire la verità condi... è stato anche creato per il Nastro Argento ricordo bene allora però, però... no, vinsi il Chuck Doro il Chuck Doro non c'era di mezzo anche eh. la candidatura al Nastro Argento però? O ricordo... sì, sì, ah, okay, ricordo. <ride> ricordo bene però, insomma mm. sono tanti i registi non, 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 non puoi dire mi sono trovato meglio con certo. Per esempio Andrea di Stefano è una persona con la quale condividiamo, secondo me, un senso del cinema che ci piace vedere e fare okay. e il rispetto del pubblico. Ed è una cosa che sento molto con lui. E che sono qualità, secondo me, necessarie. Per un qualunque professionista del settore che sia un attore, che sia un regista. Eh, concludiamo con Tommaso Ficanaso che ti, grazie per la donazione, ti dice che, che lo fai commuovere tantissimo. E ti ringrazia per tutte le emozioni che, che gli hai regalato con i tuoi film. E poi ti porto una, non è una domanda, è solo un ringraziamento. Da parte di Benedetta degli Innocenti, che è una doppiatrice italiana, lei è doppiatrice di. Uh, Daisy Ridley ha doppiato Ray in Star Wars. Uh, penso tu la conosca, la doppiatrice ufficiale di Lady Gaga. E ti ringrazio per il sostegno dimostrato in questi giorni per, uh, per lo sciopero dei doppiatori, quindi ti ringrazio per, uh, per, uh, per questa cosa. È un, è un dovere, non è un. Siamo tanti, e tutti quanti abbiamo bisogno di sottolineare certo. che il nostro è un mestiere esatto, poi sai, in, in un'epoca in cui eh, ci sono. Intelligenze artificiali e quant'altro che prendono piede, è sempre bene ricordare quanto. Ora, sai perché me... è bella la pellicola? Sai perché è bella la pellicola? Perché, perché, perché quando tu vedi un'inquadratura fatta in pellicola ti rendi conto di quanto è misterioso l'occhio umano, l'occhio inquadrato dalla pellicola ha una profondità che nessun effetto digitale potrà mai, mai replicare. Sono d'accordo. Ma io ti che dico in, in generale, allora, è un po' per me lo, il discorso che si fa per la pellicola è lo stesso, grosso modo, che si fa per il vinile. La pellicola e il vinile hanno delle imperfezioni nella resa, ma sono quelle imperfezioni che le rendono uniche. Cioè, a me personalmente, la perfezione dopo un po' stucca, come si diceva i mia parte. Cioè, io vedere le immagini in 4K con i polli della pelle aperti: bello, bellissimo. Però io sono. Ho 35 anni e quindi io sono cresciuto fin da quando. Avevo... Il mio primo film al cinema fu La Sirenetta, avevo un anno. Eh, il mio <ride> primo film con l'edizione Carmenossa fu Uk Capitanoncino Uncino, Steven Spielberg con Dustin Hoffman e, yeah. e Robin Williams. Quindi io sono abituato, cioè mi sono abituato per tanto tempo a vedere i film in pellicola. Non voglio fare quello che eh, ai miei tempi si stava meglio, no, va bene anche il digitale. Però se mi si Ma chiede... Però sai la cosa figa che magari ci sono un sacco di ragazzi che invece sono nati che il vinile non c'era e che stanno tornando a sentire... Sì, la sì, la pellicola è già un Al po' più complessa perché sono di costi. Che... Eh sì, però, qua, però pensa a, quante, a quanti filtri usiamo su Instagram per tentare di recuperare quella, quella roba. De... Pensa ai Hipstamatic se sì. qualcuno se lo ricorda. O a 8 mm, cioè quelle applicazioni che tentavano in tutti i modi. Di... Io, quello che vedo, per esempio, mia figlia in questo momento mi dice: Papà, Ma c'hai una reflex? <ride> <Allora>. cioè, ma... <coughs> sì, cioè, si, è, si è fatta regalare il piatto. E... però io non sto la... La... a dire eh, beh, 'Beh, figlia mia, che <ride> Però sta tornando anche per loro il gusto di un certo tipo di hardware. Se vuoi che per carità fa figo, <coughs> ma vabbè l'analogico ha, sì. ha, ha, ha degli svantaggi rispetto al digitale, però ha anche dei vantaggi, diciamo io oh, ho visto... La cosa più bella che hai detto è che secondo me è che quello che ti piace di questa roba è l'imperfezione, sì. perché viva Dio siamo imperfetti. Quindi... Sì, sì. Io, io ti dico, io, ma guai, io questa cosa la penso anche a livello umano, a me farebbe paura una persona perfetta, perché una persona perfetta non è umana. Come fai a essere umano se sei perfetto? E quindi a me la perfezione fa paura perché è algida è fredda, non mi no, dà nulla la contatto. perfezione, noi, capito? Quando andiamo a vedere i film, vogliamo vedere pure quello. Vogliamo rivedere anche i nostri difetti, le nostre eh, paure, sì? il, no il fatto che non siamo dei supereroi di fronte alle cose, no? Per quello sono contento di Franco Amore, che Franco Amore è uno che normalmente sarebbe lì a mettere i timbri sui passaporti. È un po' non un a è una, a Franco Amore. Franco Amore, protagonista dell'ultimo atto di Amore, che ricordo trovate in sala da giovedì eh, 9 marzo, eh, è, è, è un personaggio che è un po' un underdog, è il sottovalutato che poi, che però è, sì. è, è, è quasi, si potrebbe dire che non è neanche un antieroe, cioè è proprio fuori, è proprio fuori da quella definizione, è ai margini un outcast se vogliamo anche. Guarda, secondo me il cinema italiano è pieno di questi personaggi. Se pensi ai person a tutti a casa, a una vita difficile, al uh, generale della rovere, a, um, al borghese piccolo piccolo, uh, a, alla e vita ma, bella... Sono le maschere, sono le delle maschere no, di classe no, 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 è che gli, 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 quello è il, no, è il modo italiano di essere eroi. L'italiano è eroe quando, nella sua normalità, nella sua, nel suo essere un uomo comune, certo. sa trovare gli, gli strumenti e le, le, le armi per combattere cose più grandi di lui. E questo franco amore lo fa in una maniera veramente eccezionale, quindi. Siamo in chiusura. Io ringrazio naturalmente eh, Francesco Favino per questa bellissima chiacchierata. Scusa se ti ho tenuto un po' più del previsto, ti chiedo. Ma se so io che ti ho attaccato la bimpa, quindi è colpa mia. No, vabbè, beh, e, 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 ti ripeto, io andrei avanti le ore, però giustamente. A me mi piace, così... ma pure, io, a me mi piace parlare di sta roba. Però eh, sì, più che altro, che altro ti, per... ti dico: sono non sorpreso, perché comunque avevo già visto qualche tua intervista, però ti dico che è molto piacevole, perché non è, proprio, non è per forza detto che se uno fa l'attore sappia la rava e la fava del cinema. Conosca così, eh? Ma non è detto, ah, io, io ho conosciuto attori. Oh, ma a me piace un sacco. Eh, ma ma è una cosa bella, è <ride> una cosa molto bella. Eh, cioè, io quando facevo sei, che andavo al cinema quando, quando ah, uh, vedevo tre film al giorno, non studiavo niente. però, scusate, eh, però ho, studi ho studiato dopo, ti è servito comunque? <ride> Sì, ah, ma io andavo con lo zainetto al Festival di Venezia. Cioè, Bellissimo. è sempre stato per me: stare a naso in sud dentro una sala buia, ancora la, la cosa più bella. La, la, io sono d'accordo, la, la divagazione è, è venuta spontanea, perché poi quando si inizia a parlare di, di aneddoti eh, di quel regista, e di quell'altro regista, non si finisce più. Però, io vi dico: alla luce di questa, questa chiacchierata, che a me ha fatto tanto piacere, e spero sia eh, lo stesso per te, ehm, andate a vedere eh, l'ultima notte di amore. Innanzitutto, perché il cinema italiano. Il cinema in generale ha bisogno di essere sostenuto. Però il cinema italiano, in particolare, secondo me, soprattutto dalle giovani generazioni, ha bisogno di sostegno. Perché un film come L'ultima notte di amore fa capire che il nostro cinema può dare tanto. E non è per fare la sviolinata, perché a me il film è piaciuto. Quindi, a prescindere che avessimo fatto meno questa intervista ne avrei parlato bene. Perché è qualcosa che mi ha proprio sorpreso dalla colonna sonora alla regia. Perché poi non abbiamo parlato più di tanto della regia di Andrea Di Stefano, che secondo me è stata. Veramente ottima, puntuale, precisa. Ci sono dei momenti in cui con una semplice inquadratura, con un close-up sul tuo volto, riesce, eh, riesci tu e riesci lui con, con quel tipo di inquadratura, quel, quel taglio di luce anche per quanto riguarda la fotografia, a esprimere tutto senza dire nulla. Ci sono delle scene che sono semplicemente musicate in cui il tuo personaggio non dice niente che con un semplice sguardo, con un'inquadratura particolare, peraltro con quella luce soffusa per via dell'ambientazione ti comunica un mondo di emozioni diverso e io devo dire che ho avuto dei momenti in cui mi sono preoccupato seriamente per le sorti del personaggio e ti posso dire, concludiamo qui, che per me ha un finale che è eccezionale. Per me il finale di quel film è clamoroso. Non dico niente, non dico il perché, non dico il per come, però io ho finito la visione che avevo il fiatone. <ride> Capito? E quando un film fa questo... Secondo me va sostenuto. Quindi dal 9 marzo, uh, l'ultima notte di amore con Pierfrancesco Favino per la regia di Andrea di Stefano. Io ringrazio uh, te Picchio per, uh, per questa, te. Uh, questa intervista. Ringrazio tutti in chat. Io ho cercato di leggere eh, i messaggi anche di quelli di Instagram, di quelli di YouTube, uh, per, per quello che ho potuto, perché poi erano tantissimi, quindi uh, un po' ce l'ho fatta. Perché poi alcune domande che ti ho fatto... Le ho riciclate da quelle, da quelle del per, 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 perché non sapevo se avevo tempo. Quindi grazie mille a tutti. Io uh, ringrazio te e noi ci vediamo io, te, prossima. tutti quanti. Perfetto. Io mi aspetto al cinema, sono là assolutamente. Io ringrazio anche Daniele Orlandini, Riccardo Testa per le donazioni e Tommaso Ficcanaso, eh, e un per l'abbonamento. Quindi grazie mille a tutti e quindi termino la live e ci vediamo alla prossima un bacione e grazie ancora a te Pier Francesco mi raccomando 9 grazie. marzo ultimate di amore ciao a tutti